Pochi dubbi ormai, Alberto Colombo con ogni probabilità guiderà il Pescara nella prossima stagione. Le incertezze di Zdenek Zeman e la trattativa che sembra non essere decollata definitivamente hanno suggerito alla società biancazzurra di virare nettamente sull'ormai ex allenatore del Monopoli, individuato come profilo già da qualche giorno e che col boemo era entrato in una specie di ballottaggio che si è risolto proprio con la scelta di Colombo, 48 anni da Bosisio Parini, in provincia di Lecco, ha giocato in Serie B con le maglie di Como, Albinon F e Monza, carriera conclusa nel 2006 con il Montichiari in C2. Appese le scarpette al chiodo, ovvio che il percorso, prima alla Berretti e poi in prima squadra, non poteva che essere con la Pro Patria. Poi la Reggiana è una semifinale playoff prima dell'addio, l'esperienza su Tirol al posto di William Viali, l'esonero a Vicenza, l'approdo ad Alessandria e nel 2019 il contratto con l'Arzignano Valchiampo, neopromosso in serie C, con cui però non riesce ad evitare la retrocessione della squadra in Serie D. Dopo tanto nord due anni fa, arriva la prima chiamata dal sud e dal girone C, visto che si accorda con la Virtus. Francavilla ha subentrato all'osonerato Bruno Troccini e portando alla salvezza la formazione del presidente Magri. Da Francavilla, pochi chilometri per raggiungere Monopoli, dove quest'anno ha stupito un po' tutti, arrivando a competere con le corazzate Bari e Catanzaro ed eliminando il Cesena, fermato poi solo dallo stesso Catanzaro. Ora, dopo nord e sud, il probabile approdo a Pescara per rilanciare una piazza delusa dall'ultima stagione, vissuta prevalentemente con in sella Gaetano Oteri prima della sostituzione a poche giornate dalla fine con Luciano Zauri. Nelle prossime ore dovrebbe andare in scena il confronto decisivo con la dirigenza, forse già lunedì. E in primis con il direttore sportivo Impectore Daniele Dellicari. Nello staff dovrebbe essere presente anche Renzo Ricci, preparatore atletico già con Colombo nell'esperienza di Monopoli. Poi il via al mercato che dovrebbe abbassare l'età grafica generale di un organico che tra fine prestiti e fine contratto. Subirà un restyling profondo ma ha comunque necessità di ritrovare risultati convincenti per cancellare una stagione tribolata. Il girone, quello B, sarà di nuovo il palcoscenico su cui esibirsi, provando a dare al pubblico dell'Adriatico Cornac l'entusiasmo per riavvicinarsi alle sorti della squadra.